Guardate un po' che carrambata, ma ci troviamo al ristorante La Toscana, cioè un ristorante italiano dal 2001, Il Giardino, in mezzo alle Filippine, si trova, guardate un po', un ristorante italiano in Filippine. Ma andiamo a vedere. Com'è all'interno? È una grande emozione che oggi stiamo incontrando il console italiano in Filippine. Eccola. La campionessa. Guardate un po' cosa abbiamo trovato. C'è quasi Caravaggio e Michelangelo. No, guardate ragazzi, ma incredibile. C'è anche il giudizio. Ecco qua Dimple può vedere un dipinto importantissimo. Un masterpiece. Tutte le opere d'arte che abbiamo in Italia, grandiose. C'è il Michelangelo, c'è il Botticelli, c'è una famosa sindrome in Italia quando si vedono tutte queste opere d'arte insieme, la sindrome di Stendhal. E guardate il ristorante. Ecco, è di toscani, quindi ci deve essere un'ottima bistecca. Ecco, vediamo, c'è anche pizza. Un'ottima spaghettata, probabilmente da queste parti. Un ottimo vino. Possiamo andare a vedere. Ecco, c'è un ottimo Chianti. Un assortimento di vini che comunque solo in Italia si apprezza. Poi io da buon sardo comunque la posizione dei tavoli è molto elegante. Aspetta, però c'è anche un po' di oriente. Dovrebbe essere il Monte Fuji, cioè famous in Giappone. Bellissimo. Poi è appena aperto, quindi abbiamo questa opportunità di fare un video. Ah, ecco qua. Ah, bellissimo questo. Dal 1947 al 2002 c'è una amicizia, diciamo, tra il popolo italiano e quello filippino. Guardate un po' in questa eventualità possiamo incontrare anche il console, che è una cosa che non si fa tutti i giorni.
L'ultima volta che ho fatto un viaggio in Italia è stato proprio in Toscana. Ma è bellissimo. Incredibile. C'è il signor Piero che è il nostro staff meraviglioso di questo ristorante, che fanno un ottimo lavoro. Quindi adesso chiudiamo il vlog, perché io ho anche delle carte, e poi ovviamente adesso abbiamo anche l'update che possiamo fare in live. Quindi in live lo facciamo in inglese. Ringas e little bruschetta. Quindi today we speak a little Italian and a little English. The live streaming is in English. This vlog I speak also italiano, comunque vado in Italy. Quindi tutte le persone che ci vedono da Telegram. Benvenuti nel ristorante La Toscana. Qui si fanno ricette autentiche della cucina italiana. Sì, questa è la bruschetta, quindi it's the first time that Dimple she eat bruschetta. Guardate un po' cosa c'è. È presa una, mi fa. Adesso c'è, guarda. Allora, grana fina, quindi nice taste here. Poi questo. Aspetta, ma tu trai i tuoi sandali. Yes, very nice, come, pardon. Quindi, my wife still, she don't understand this. It's very nice to have this. De gustibus. Okay, what do you mean? Oh, but I know this food like that. This I don't know the name. It what you like? Because Dimple she learn a little Latin with us. I know this one, but just I don't know the name. We have a second spaghetti, pomodoro e basilico. Poi we have ossobuco alla milanese. Very curious to try the beef of restaurant La Toscana in Davao City. Wow guys, it's very nice food here. Shea part, guardate ragazzi. C'è after we see like our friend Alberto Angelo say this program Quark that I see all my life. Guardate qua what this e tirami su, it's good baby. No, no, you. No, we just finished to understand what is the paper that we need. So you are less worried, Dimple? Okay, you have still doubts. Me, no. So it was a very nice day. So
Next video, maybe we less we understand, because we will go in Manila, so maybe next video is in Venice and the embassy in Manila. So thank you so much for watching, see you next video, ciao!